Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari, in studio Silvia De Sandi. In apertura parliamo di morti bianche, perdono la vita mentre puliscono una cisterna. È successo alla periferia di Molfetta, dove due operai sono rimasti vittime di un incidente sul lavoro. Stavano pulendo una cisterna di un'azienda di prodotti ittici non molto distante dal Track Center, in cui il 3 marzo del 2008 morirono per asfissia altre 5 persone. Un terzo lavoratore è stato estratto vivo dagli operatori del 118 di Molfetta e Bisceglie, i primi a intervenire sul posto, dove sono arrivati anche i carabinieri e la polizia municipale. Bari è sempre più emergenza abitativa. Questa mattina all'ingresso di Palazzo di Città erano in tanti a chiedere risposte, ma nessuno li ha ascoltati. Il servizio. Questa mattina davanti al comune erano in 12, ma come loro ce ne sono molti altri e tutti alle 9 in punto avevano appuntamento con l'assessore al patrimonio Titti De Simone, che però non si è presentata. Sono tutti sfrattati o in procinto di esserlo e da giorni vengono sballottolati come palline da ping pong tra una ripartizione e l'altra senza mai ottenere risposta. Tutte le volte che noi siamo andati all'ERP non era mai presente. Cioè, questa situazione comunque deve finire, perché noi siamo tutti sfrattati, chi in una situazione, chi nell'altra. Ognuno di noi ha una propria situazione. Ho uno sfratto per morosità incolpevole, per aver perso il lavoro, 5 componenti della famiglia. Come lei, c'è Anna Maria, un marito disabile, niente stipendio e uno sfratto in arrivo tra soli 3 giorni. Anch'io ho lo sfratto per morosità incolpevole, perché ho perso il lavoro ed ho mio marito trapiantato di cuore con un'ischemia. E venerdì c'è l'esecuzione, venerdì con le forze armate devo uscire. Dove lo porto? Questa è la sua storia, ma è anche la storia di tutti, in attesa che qualcuno dica loro cosa fare, ma soprattutto dove andare. Ho perso il lavoro da 5 anni, attualmente ho 3 bambini, una bambina invalida ed esco il 4 maggio. Parliamo di politica, basta con la fabbrica del fango, torni la lealtà e la correttezza in questa campagna elettorale per le amministrative al comune di Bari. Il gruppo Nuovo Centrodestra Bari esprime la massima solidarietà al candidato sindaco per il centrodestra, ingegner Domenico Di Paola, e la totale condanna nei confronti di una strategia più volte vista in questi ultimi anni, si legge nella nota, da parte degli avversari politici, volta esclusivamente a distogliere l'attenzione dei baresi dalle rovine prodotte dalla gestione politico amministrativa della città. Intanto è stato rinviato a questo pomeriggio il tavolo politico con tutte le forze di coalizione, in principio convocato per questa mattina nella sede del comitato elettorale dell'ingegner Di Paola. Ed è stata inaugurata stamattina la nuova sede della lista civica di Elio San Nicandro, Semplicità, a sostegno del candidato sindaco Antonio De Caro. Vediamo. I candidati saranno presentati uno ad uno tra una decina di giorni, ma la lista civica Semplicità di Elio San Nicandro, assessore comunale allo sport, ha già ben chiari i suoi obiettivi. 10 temi fondamentali su cui discutere e su cui coinvolgere la cittadinanza. In testa tra tutti PRG e PUG, momenti delicatissimi per la città di Bari. Temi complessi che però cercheremo di rendere molto semplici, appunto perché dal tema della lista è semplicità, cioè come in realtà semplificare la vita dei cittadini e comprendere come sia fondamentale lavorare per migliorare la qualità della vita dei cittadini e integrare le politiche dello sport, della salute, dell'ambiente, del lavoro, integrarle con i processi appunto di trasformazione urbana. Questa mattina l'inaugurazione della sede in Via Dante è già gremita tra amici e candidati, tutti ad ascoltare le parole di San Nicandro e del candidato sindaco Antonio De Caro, che in soli pochi giorni ha presentato ben 3 liste civiche. Come avevamo promesso, stiamo cercando di dare spazio a una nuova classe dirigente, è la terza lista civica in questi giorni, credo sia arrivato il momento per una nuova classe dirigente nella nostra città di prendersi una responsabilità, che è quella di guidare le donne e gli uomini di Bari a cambiare la città in meglio, e è una città dove viviamo e dove spero vivranno i nostri figli. Io non voglio che nessun barese con orgoglio si allontani dalla nostra città, l'orgoglio barese ci porta a restare qui, lo facciamo con una nuova classe dirigente. Continuerò a dialogare con De Caro e a costruire con Mimmo Di Paola e Raffaele Fitto. Irma Amelini, consigliera circoscrizionale di centrodestra, rompe il silenzio e convoca una conferenza stampa per mettere fine alle voci che la volevano candidata alla presidenza di un municipio con una sigla di centrosinistra. Ultimamente ho molto dialogato con De Caro sul futuro della città, ma mai sono stati presi accordi, anche se, ammette la Amelini, sarebbe stata per il centrosinistra un'ottima azione di marketing politico.
Portare una persona di centrodestra in quota centrosinistra, preparata e donna, sarebbe stato un triplice risultato. Ma, conclude la Melini, resto in Forza Italia, dove stavo, nonostante stia vivendo un periodo di forte scollamento con la mia compagine politica. Dopo il flop di ieri pomeriggio, l'Aula Adalfino ci riprova. Appuntamento questo pomeriggio per una nuova seduta di Consiglio Comunale in seconda convocazione. All'ordine del giorno l'istituzione del tutore civico dell'infanzia, delibera che giace dimenticata da oltre 5 anni. Carlo Paolini, consigliere del gruppo misto, aveva minacciato le proprie dimissioni in caso di mancata discussione. Dubbi circa la presenza in aula questo pomeriggio di 24 consiglieri, numero minimo richiesto per l'approvazione della delibera. Voltiamo pagina, parliamo di spettacolo. Sergio Castellitto e Barbara Bobulova, i protagonisti della terza giornata del B-Fest. Ma sentiamo com'è andata nel resoconto di Barbara Cirillo. Il pubblico sempre più partecipe e affiatato, i big del cinema italiano sempre più contenti di tornare nella nostra città. Un festival del cinema che si articola e si districa sempre meglio alla terza giornata della sua quinta edizione. Ad aprirla una splendida lezione di cinema tenuta da Sergio Castellitto, i suoi amori come il cinema e la Roma, le sue passioni e il ricordo di Gian Maria Volonté, ma anche il suo inizio con quel provino insieme ad Ettore Scola e Vittorio Gassman. Un bravo ladro, come l'ha definito il patron del B-Fest, perché ruba da tutti i registi con cui lavora. Come attore invece non ha mai rubato da nessuno, proprio lui Castellitto, a cui ieri è stato conferito il Fellini Platinum Award, anche se ammette non si sente affatto una star. Il concetto di star non lo so, io, è una cosa che te la dicono gli altri, io diciamo che vivo con un grande divertimento e piacere il successo, non nascondo, non ho mai fastidio in questo, non sono quegli attori che fanno, si fingono infastiditi da e così via. Io rispondo sempre, la penso come i presidenti degli Stati Uniti, ogni stretta di mano è un voto. Il pomeriggio, riflettori puntati su Barbara Bobulova, una vecchia conoscenza del B-Fest, tornata a Bari con piacere ed entusiasta del pubblico che le era davanti. Io sono rimasta molto sorpresa, non mi aspettavo così tanta gente, quindi è stato piacevole, insomma, vedere la sala piena, la gente che ascolta, che silenzio, che sono lì per ascoltarti, è veramente bello, non mi aspettavo così tanta gente, bello. Quella di ieri è stata anche una giornata di premiazioni con il premio Michelangelo Antonioni per il miglior corto conferito ad Alessandro Stefanon per il suo America. Oggi invece protagonista della quarta giornata del B-Fest, Cristina Comencini e Isabella Ferrari. Ed è stata presentata al Vinitaly di Verona la terza edizione del concorso enologico nazionale Vini Rosati. Il servizio. 292 cantine partecipanti, 20 regioni d'Italia, 19 vini premiati e 217 diplomi di merito consegnati. Questi numeri che si riferiscono alla passata edizione del concorso enologico nazionale Vini Rosati, riproposto e presentato in anteprima al Vinitaly di Verona. Il regolamento della terza edizione del primo e unico riconoscimento specialistico italiano del settore dei rosati consente la partecipazione entro il 24 aprile. Il 10 e l'11 maggio invece ci sarà la selezione dei vini a cura di 8 commissioni composte da esperti, enologi e giornalisti enogastronomici. Il concorso nazionale Vini Rosati è stato presentato in una delle vetrine internazionali del vino più importanti, quale il Vinitaly, alla presenza tra gli altri del presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, dell'assessore alle risorse agroalimentari, Fabrizio Nardoni, e del senatore Dario Stefano. Oggi noi siamo produttori tra i più apprezzati di un vino di qualità, anche perché abbiamo finanziato come regione Puglia le cantine, la ricerca, l'università, il rapporto tra la cultura e l'economia. Continuiamo a portare avanti questo concorso nazionale per sensibilizzare sempre di più le nostre cantine e i nostri viticoltori a produrre appunto rosato, perché finalmente i risultati, i numeri ci stanno dando ragione, le cantine, il mercato richiede moltissimo questo vino che viene particolarmente apprezzato, come ho detto poc'anzi, dai giovani. Non ci siamo chiusi guardandoci l'ombelico, ma abbiamo guardato fuori dal nostro territorio, sapendo di avere una forte peculiarità, perché siamo i primi produttori in Italia, tra i primi produttori nel mondo, ma di non dover però rinchiuderci, di dover guardare esperienze altrui per poterci arricchire, per poterci confrontare con grande determinazione.
Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo sereno, temperature comprese tra 12 e 21 gradi, venti moderati, mare poco mosso. In chiusura vi ricordo, come di consueto, i nostri indirizzi internet www.telebari.it, radiobari.net e info@elsegnodizorro.it. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, più tardi con l'informazione di Telebari.